Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui per dare una prima occhiata a questo nuovo gioco appena uscito su Steam, se non sbaglio il 17 novembre. Si chiama Race Online e stiamo dando un'occhiata praticamente all'accesso anticipato di questo gioco, dato che non è ancora nella versione ufficiale. Diamo diciamo una prima vista a questo titolo, che è molto semplice quanto divertente, veramente basilare, veramente diciamo casual come approccio, però veramente divertente, se non altro che ricorda molto molto il titolo Generelli. Nonostante sia un gioco chiamato appunto Race Online, di corse online, se noi adesso andiamo sul multiplayer e facciamo online, ci viene detto che la funzione online non esiste ancora, quindi diciamo che per il momento è un po' un controsenso, Race Online senza online, però vabbè, andiamo a vedere il single player. Siamo in accesso anticipato, quindi può anche starci questa cosa, dai. Vediamo, single player, abbiamo tre modalità: la modalità carriera, che io ho già iniziato, infatti continue career, single play, single race, oppure time trial è quella con il fantasma, diciamo. Andiamo subito un attimo a vedere single race. Qui, come vedete, abbiamo diverse tipologie di classi di macchine: le race car, le Formula 1, le moto, le sportive, i trattori, gli UFO, cose un po' strane, però vabbè. Diciamo che io ho sbloccato le prime due, come vedete potete anche potenziarle, se andiamo qua spendendo i soldi che voi guadagnate potete aumentare la potenza del motore, la maneggevolezza del mezzo, la tenuta delle gomme, insomma un sacco di cose. E sotto anche potete scegliere, come vedete, diversi colori, voi apparirete come le iconcine in basso, mentre l'ultimo colore, come vedete, che è quello fiammato, perché quindi vuol dire quello più boom, più tamarrozzo, è da sbloccare soltanto quando avete finito tutto l'upgrade possibile su questa tipologia di macchina. Andiamo subito a vedere comunque le nostre corse. Qui abbiamo tutte le varie tipologie di, come si chiama, di piste, gli ovali, le street racing, le Formula 1, insomma un sacco di tipologie di questi tracciati raggruppati appunto per tipologia. Io direi di farci una bella Extreme Roads, magari questa qua in basso a sinistra, che sono praticamente quelle relative quasi a rally, queste cose qua un po' fuori strada, e qui invece trovate appunto il disegno della pista come la troverete in gioco. Io direi che questa qua magari può anche andar bene, tutta sullo sterrato, e quindi andiamo a farci una bella pista off, una bella gara off-road. Eccoci qua, allora, noi siamo schierati, noi siamo quelli che lampeggiamo, ovviamente schierati per ultimi, così funzionano le corse veloci, e siamo partiti ragazzi. Allora, guardate intanto che motore che ho, perché me la sono bella potenziata. Ecco, in questo gioco ci sono un sacco di sportellate. Oh, ragazzi, sono in testa. Prima di tutto, contempliamo il fatto che sono in testa. Allora, come vedete, una cosa bellissima di questo gioco che ricorda tanto Generelli, ragazzi, non so se sia una cosa positiva o negativa, nel senso che Generelli è stato uno di quei giochi che più mi ha divertito da questo punto di vista, perché sono questi giochi molto semplici, quasi basilari anche nella grafica, perché è una grafica appunto, come vedete, pixelosa e tutto quanto, però sono veramente divertenti, e Generelli io l'ho apprezzato tantissimo. Il fatto che questo gioco si discosta veramente poco, cioè è quasi quasi identico a Generelli, un gioco che è in giro da tanti anni, anzi ormai dovrebbe anche essere arrivato allo sviluppo il secondo titolo di Generelli, Generelli 2. E questo diciamo che è un Generelli 1 potenziato un po' nella grafica e con una telecamera che segue la pista, perché Generelli originale diciamo che ha una pista dove praticamente voi vedete l'intero tracciato, però rimane fermo e immobile. Anche lo stesso, vedete, quando noi passiamo giro dopo giro, tutte le macchine lasciano le proprie ruotate, le proprie gommate, in questo caso la terra che si sposta, rimane proprio il disegno di dove la macchina è passata e dove ha fatto le derapate e tutte queste cose. È una cosa, ecco, sì, parlando sono uscito come un cazzone, vedete che ho lasciato appunto le ruotate gialle sull'erba. Una cosa che apprezzo molto sia di questo gioco che di Generelli è il fatto che appunto le gommate non se ne vanno giro dopo giro, rimangono lì, e quindi più giri fate, più diciamo la pista rimane conciata da ciò che avete fatto, ciò che da dove siete passati, non verrà mai cancellata quella fuoriuscita che ho fatto, e rimarrà lì a testimoniare il fatto che io sono uscito. Questa è una cosa che accomuna sia questo gioco che Generelli. Diciamo che questo gioco appunto, come ho già detto, si differenzia da Generelli
Più che altro appunto per la grafica e per il fatto che la telecamera non rimane puntata sull'intera pista, ma segue appunto voi, perché per il resto appunto la differenza non è enorme, ecco. Ci sarà probabilmente tanta differenza una volta che verrà implementato l'online, lì ci si divertirà, perché qui vabbè, l'intelligenza artificiale è abbastanza competitiva, però dipende un po' dalla pista, ecco. Invece quando ci sarà l'online. Ok, intanto questi qua sono i risultati, ragazzi, qui vedete il tempo e poi venite anche diciamo premiati con un tot soldi in base appunto al vostro risultato che avete fatto in gara. Andiamo adesso a dare un'occhiata alla funzione time trial, magari questa volta lo facciamo con una macchina da Formula 1 e per la pista, ma sì, dai, facciamo le cose a casa e andiamo appunto su quelle da Formula 1. Direi che questa va proprio bene, quindi possiamo subito iniziare a cercare di andare sempre più forte e sempre ecco, come vedete ogni macchina comunque cambia. Con questa non sono abituato perché non la uso quasi mai. Ogni macchina cambia il feeling, diciamo le curve hanno una, diciamo, una fisica diversa, se di fisica vogliamo proprio parlare, ecco. Diciamo che è un gioco veramente semplice, ragazzi, cioè voi l'unica cosa che dovete schiacciare è, dovete premere più che schiacciare, ecco, magari meglio come termine, sono i pulsanti delle frecce sulla tastiera, basta, tutto lì, cioè si ferma tutto lì, è una cosa molto casual, però diciamo che questa semplicità e questa immediatezza, una volta che si andrà online, diciamo che gira tutto intorno a quanto siete veloci e quanto riuscite a fare le traiettorie migliori. Stavo comunque dicendo che ogni macchina ha un proprio feeling, diciamo che le Formula 1 sono un po' più rotonde rispetto alle, come diciamo, come percorrenza di curva, come accelerazione, che rispetto alle macchine più sportive, ecco, sono... Sì, più sportivo, un po' un controsenso. Ragazzi, oggi è la giornata dei controsensi. Vabbè, niente, avete capito cosa intendo dire. Insomma, poi quando giocherete a questo gioco, se ci giocherete, capirete cosa intendo dire. Comunque, come vedete qui adesso io ho fatto già un paio di giri. C'è il mio fantasma che è dietro di me. Io devo cercare sempre di andare sempre più forte e migliorarmi giro dopo giro per essere sempre più competitivi del giro che avete fatto precedentemente. E il giro che avrete fatto più velocemente, diciamo che rimarrà salvato e quindi dovrete sempre cercare di farvi un proprio record personale, insomma, un po' come funziona anche su MX Simulator e altri giochi che appunto hanno questa funzione del time trial. Il time trial permette appunto di gareggiare contro se stessi e vedere proprio il giro precedente. Insomma, adesso vorrei farvi vedere l'ultima funzione disponibile per il momento in questo gioco, poi c'è anche comunque il track editor, perché track editor però non lo so usare, quindi non ve lo faccio vedere, voi potete anche crearvi i vostri tracciati e correrci sopra. Allora, questa è la modalità carriera, come vedete qui c'è la progressione in un campionato e adesso vorrei continuarlo qui insieme a voi. Sono all'ultimo posto perché praticamente sono in testa e quindi funziona al contrario, se siete in testa nella gara precedente partite per ultimi e viceversa. Ok, partiamo, come vedete le sportellate sono veramente tantissime, qui le macchine sono tutte dello stesso tipo, non come nella gara veloce che vi trovate, cazzo, fatemi passare, ma vaffanculo, tutte le, nella gara veloce dicevo, scusate ma qui mi parte la competizione, no, passo, io chiudo io tutte le porte e vaffanculo, oh. Dicevo che invece nella gara veloce siete anche tutti mescolati, invece quando fate la carriera ogni categoria è a sé, quindi tutti della stessa tipologia. Ecco, sono uscito di strada, pure qui come vedete lasciamo le nostre gommate, ovviamente qui siamo sull'asfalto quindi sono meno evidenti di quando abbiamo fatto la gara rally. E... Oh, ma vaffanculo! No, cazzo, mi ha passato! No, aspetta, mo incrocio. Beh, ragazzi, questa cosa qua è da maestri però, cioè... No, vabbè, lasciamo stare. Oh, ma cazzo, ma sta cazzo di... scusate, ma quando si parte con la competizione allucinante non riesco neanche a parlare. Allora, dicevo... sì, scusate, ok, di là. Sì, sono nella modalità carriera, quindi la modalità carriera è quella che vi permette di... No! No, cazzo, no! Via, era anche l'ultimo giro! No, aspetta! Vinto! Non ci posso credere, ragazzi, se mandavo a puttane la gara per l'ultimo pezzo lì, guardate, mi incazzavo. Ok, in testa come vedete, quindi porto maggiori punti in campionato, 10 punti, facciamoci di botto anche la prossima, ma sì. Quindi la carriera, ragazzi, è la modalità che vi permette guadagnare più soldi, di progredire più facilmente all'interno del gioco, più velocemente, ecco.
Però comunque la sfida è maggiore perché è un campionato. Però secondo me, appunto, chiamandosi questo gioco Race Online, ragazzi, poi quando arriverà la parte online penso ci saranno anche i campionati, tutte queste cose qua. Comunque non sarete contro l'intelligenza artificiale, ma sarete contro altri giocatori che magari stanno qui e ci giocano. Quindi cioè, sarà molto più competitiva la cosa, più seria anche, ecco. Intanto, cioè, guardate come sto andando, cioè, come le pettino queste curve, come la faccio correre, la chiazza d'olio, neanche la vedo. No, ragazzi, cioè, qui, ok, sono già un pro, io mi qualifico ai campionati qui, cioè, io veramente, questo gioco, ciao, cioè, io lo seguo e, minchia, adesso, ecco, vedi, uno che quando si loda si va a sbattere contro il muro. Però comunque, ragazzi, l'ho vinta anche questa gara. Comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, un gioco veramente divertente, secondo me molto casual, ma anche molto appunto solido e divertente da questo punto di vista. Come vi ho detto prima, c'è anche la parte di creazione dei tracciati, quindi non si basa soltanto su questi tracciati che già avete all'interno del gioco. Questo, ragazzi, è Race Online. Io spero che questo gioco vi sia piaciuto, che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio di averlo visto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!